Come on, Giannini, come on. Venite in diretta per questa chiacchierata lunedicale, che è di lunedì prima della partita. Che ho anche rimandato proprio per voi la lezione di vendere nel giardinaggio, la terza incredibile, imperdibile lezione di vendere nel giardinaggio, che sarà tenuta invece che questa sera alle 21.30, domani sera alle 21.30, quindi mi raccomando non mancate, anche perché qualcuno di voi si giocherà l'attestato, ok? Ciao Lino Vallone, ciao Alex Monteleone, collegatevi che parliamo di video oggi, visto che c'è fermento riguardo al tema, ed è meglio che prima che facciate un po' di cavolatine, che oggi non voglio dire manco una parolaccia, ragazzi, mettiamo un po' di cose in chiaro, ok? Così vi do l'ennesimo aiuto per la vostra evoluzione. Ciao Antonio Cristiani, gli altri che non li vedo, poi quando li vedo li saluto. Ciao Alessandro Calagnos, buonasera a tutti quanti, collegatevi che oggi parliamo di video, come fare video, dove fare video, perché fare video, con cosa fare video, quando fare video, che contenuti mettere nei video, cioè di tutto, però in mezz'ora massimo, ecco, non di più, perché c'ho il pollo all'arancia che mi aspetta. Che cosa mangiate voi questa sera, giardinieri? Che cosa prevede la vostra dieta di lunedì? Ciao Domenico Lambiase, ciao a tutti, collegatevi, collegatevi. Ciao Marco Cicero, buonasera, buonasera. Allora, ragazzi, domani l'ultima lezione, ovviamente chi non si è iscritto non si può più iscrivere. Ciao Marben Akem, non si può più iscrivere. La lezione sarà pazzesca, che durerà meno delle altre, perché vi darò proprio con un colpo secco una strategia. Rap e sozzizzo, tutte le sere mangi rap e sozzizzo, ma cioè, dieta mono uso. Ok, ciao Gaetano Merucci. Ciao a tutti, giardinieri. Domani sera vi darò una strategia, okay, che poi mercoledì mattina voi vi alzate, la applicate e nel giro di 2 settimane, massimo 20 giorni, farete soldi grazie a me. Okay? Lo faccio, okay, nonostante mi costi tantissimo, perché è una strategia che do là per chilometro zero. Okay? Una strategia che do in genere in consulenza, ma ho detto facciamoli capire questi giardinieri sprovveduti che l'agricoach ne sa una più del diavolo, li facciamo ottenere subito dei successi e dei soldini, così poi magari reinvestono in agricoach, ok? È abbastanza subdola la cosa, ma ovviamente non si fa nulla per nulla. Va bene che sono buono, va bene che sono qua tutte le sere o quasi a fare dei video in diretta, però insomma, fesso no, ditemi tutto, tutto tranne che io sia fesso. Perché non sono fesso, ma sono Alessandro Rifonso, anche detto l'agricoach, e sono l'esperto numero uno di marketing tagliato appositamente per il settore del giardinaggio, ok? E faccio questo mestiere, questo oscuro mestiere, ok? Perché ho fatto per 10 anni e passa il vostro stesso lavoro, partendo da zero, quindi affrontando e scavalcando tutte le difficoltà. E in più nel frattempo, durante, prima, durante e dopo, ho implementato una serie di conoscenze di marketing pazzesche a suon di quattrini investiti, ok? Non sono bastati 40.000 euro per fare tutti i corsi che ho fatto sia in Italia che con formatori esteri, ok? Ho preso anche degli aerei per andare a prendere quelle informazioni che in Italia, purtroppo, essendo il marketing una disciplina un po' sconosciuta, ok? Ciao Filippo Palandri. Non trovavo, e quindi ho detto, cavolo, devo alzare il culo, vado a prendermele dove, ovunque esse siano, ok? Poi, siccome ho visto che funzionavano alla grande, ho detto, ma perché non riesumo, non so come si dice, devo chiedere a mia mamma, poi chiamo mia mamma e correggerò questa parola, ho detto, perché non prendo le conoscenze del giardinaggio, le unisco a quelle del marketing e creo questa figura mitologica che da un anno e mezzo a questa parte sta sconvolgendo la vita di centinaia di giardinieri in Italia. Buonasera a tutti quanti, finita la presentazione, ok. Come state innanzitutto? Mi sentite bene? Non mi sentite? Interagite, parlate, ciao Raghiga.
Parlate, cosa mangiate? Ha risposto solo Antonio Cristiani. Io mangio pollo all'arancia e rucola, ok? Con un pochino d'aceto, sempre se riesco a controllare Mattia, che in genere con l'aceto abbonda. Mattia è la mia compagna, ok? È la mia compagna e non è un uomo, ma una bellissima donna, che le hanno messo sto nome, Mattia, che è molto bello. Ci tengo a specificare questo, non perché io abbia qualcosa in contrario, contro, insomma, un certo tipo di rapporti, ma non vorrei che voi vi confondeste, ok? E poi mandate i messaggi d'amore. Vi potete innamorare di me professionalmente, ma non in altri modi. Forte, chiaro e pettinato. Buonasera ragazzi. Allora, io ho visto che c'è molto fermento per quanto riguarda la questione dei video, soprattutto nel gruppo Giardiniere Vincente. Che tu, Filippo Palandri, sei iscritto a Giardiniere Vincente, non mi ricordo se tu ci sei, e che è l'unico gruppo di giardinaggio, l'unico gruppo chiuso di giardinaggio in Italia su Facebook, ok, o blog, o roba, diciamo ambienti virtuali dove si riuniscono i giardinieri, dove si parla di roba differente rispetto alle solite cazzo di capitozzature, ok? Che l'abbiamo capito. Abbiamo capito o no che le capitozzature non si fanno, ok? Quindi non ci dobbiamo più indignare ogni giorno su come negli altri gruppi, che ogni giorno c'è qualcuno che posta foto di capitozzature e tutti si scandalizzano. Lo sappiamo che non si fanno le capitozzature, ok? E questo lo diamo per scontato nel gruppo Giardiniere Vincente, che si chiama in tal modo, e tra l'altro chi non fosse iscritto trova il link scavando, ciao Vito, trova il link scavando in questo, nel post allegato a... No, non sono iscritto, che cosa stai aspettando Filippo? Tu sei l'unica luce in Toscana nel giardinaggio che ha deciso di evolversi e non vuoi iscriverti a Giardiniere Vincente dove trovi persone che sono in linea, okay? Che sono... Ciao Valentino Russo. Che sono sulla tua lunghezza d'onda, ok? Che vogliono crescere nel settore e ci sono anche, diciamo, possibilità di network, ok? Di far nascere delle collaborazioni. Infatti, alla fine vi lancerò una sorta di sfida. Quindi non perdete fino all'ultimo secondo, ok? Rimbomba tantissimo, è sempre la stessa stanza. Con la voce rimbomba, forse la sciarpa, potrebbe essere. Me la levo? Ma non me la levo perché mi fa male la gola. Quindi aspettate fino all'ultimo, perché poi vi lancio una sorta di sfida che si terrà sul gruppo Giardiniere Vincente, almeno ci divertiamo un po'. Oggi parliamo di video, ok? Allora, i video, come vi ho già detto da qualche parte più volte, non lo so, forse nel corso Vendere il Giardinaggio e quindi tutti non l'hanno sentito, i video sono nell'88% dei casi che il contenuto, quindi la produzione di contenuti, più gradita dalle persone nel mondo, ok? Più consumata, ok? Cioè significa che la maggior parte delle persone sul web preferiscono guardare video piuttosto che leggere, ok? Poi non è detto per tutti i settori, non è detto per tutte le nicchie. Vi dico una cosa paradossale, ok? Che voi non immaginereste mai, ma i giardinieri, e questo mi ha stupito, i giardinieri in tanti casi preferiscono leggere che guardare video. È incredibile questa cosa, ragazzi. Forse tutto ciò è dovuto al fatto che i giardinieri sono sempre indaffarati, sono impegnati dalla mattina alla sera e magari non hanno tempo di stare a guardare un video intero, ma leggono, quindi preferiscono leggere anche un post un po' più lungo, ma almeno quello lo fanno, e i video, diciamo, ci mettono un po' di più che per entrare nel giro vizioso nel quale siete entrati voi, che venite tutte le sere in diretta e che magari riguardate i video dopo. Altra cosa importante, in Italia questo avviene, il 54% delle persone che utilizzano il web desiderano, ok, ardentemente, più video dalle aziende dalle quali si possono fornire, ok? Quindi il 54% dei vostri clienti vorrebbe più video da voi, vorrebbe che voi gli raccontaste qualcosa in più di voi, della vostra storia, della vostra azienda, che cosa fate, come lo fate e via dicendo, ok? Quindi questa roba qui, cari giardinieri, non è da sottovalutare, ok? Anzi,
Anzi, ragazzi, perché io faccio video da 2 anni come un pazzo? Cioè, se qualcuno, no, qualcuno un po' intelligente che, diciamo, non mi segue ancora abbastanza e ancora titubante nel fare i video, dovrebbe sfiorargli l'idea, no? Dice, ma come mai questo qua tutti i giorni fa i video su vari canali, sta lì a parlare, a straparlare, a sparlare? Ok? Perché i video ti cambiano la vita. Soprattutto quando vai a farne una certa produzione, una certa quantità, ok? Vai a mettere nell'etere una certa quantità di video, ok? Immaginiamo che noi dobbiamo costruire il nostro muro di comunicazione e ogni video è un mattoncino, ok? All'inizio metti le fondamenta, poi passi la seconda fila, poi la terza fila e poi. Sì, non ho nulla da fare, Alex Montenegro, quindi siccome non ho nulla da fare faccio i video durante il giorno, no? Sono disoccupato. Metti la seconda fila, metti la terza fila, metti la quarta fila, la quinta fila e dopo un po' che inizia a vedere un bel muretto, ok? Di contenuti che poi, ragazzi, diventa invalicabile per la vostra concorrenza. Nel momento in cui voi avete fatto una sorta di muro di Berlino e arriva il giardiniere che si è svegliato dopo 2 anni, dice: oh, ma vedi quello là che ha iniziato a fare i video 2 anni fa, che sta avendo un sacco di successo? Inizio pure io. Quando va sulla vostra pagina Facebook o sul vostro canale YouTube, vede un muro di video e dice: cazzo, non faccio più in tempo. Okay? Ricordatevi, bisogna partire primi, che voi avete la fortuna, chi mi segue, di avere queste informazioni, di seguirle, che di avere l'opportunità di metterle in campo prima di quando arriveranno gli altri, perché come vi sto già spiegando, nel giro di 1 o 2 anni, ok, tutti i giardinieri verranno a papà, ok? Come è successo in tutte le altre nicchie. Okay. Arriva un pazzo, dice: ragazzi, qui vi serve il marketing, siete in un settore inflazionato, che cosa volete fare? Volete continuare a fare la guerra tra poveri o vi svegliate e iniziate ad agire in maniera diversa rispetto alle mosche? Ok, perché i giardinieri, quelli comuni, ciao Francesco Lavite, buonasera, benvenuto, i giardinieri, quelli comuni, okay, o quelli detti anche giardinieri, ok? E non parliamo dei giardidioti, che sono quelli che bestemmiano quando vedono i miei contenuti, però i giardinieri io li apprezzo uguale, cioè sono persone che non sono ancora mature, che stanno ancora lì in fase di studio, ma che continuano a fare come le mosche. Avete presente quando le mosche entrano nella vostra stanza, no? E trovano il vetro e sbattono la testa di continuo contro il vetro? Che okay, la mosca proprio non è proprio intelligente, ok? Ciao Tiziano Dallan. La mosca non è che c'ha proprio un cervello da genio, ok? Quindi che significa? Che i giardinieri continuano, diciamo, anzi, vedono che la nicchia, diciamo, che la loro concorrenza è sempre maggiore, sempre più operatori in nero, c'è sempre più problemi a acquisire lavori a un prezzo accettabile, ma bisogna spesso abbassare il prezzo e tutto quanto, si lamentano, continuano sempre a fare le stesse cose. Ciao Francesco Califano. Continua a fare sempre le stesse cose, evitando di provare nuove strade. Okay? Quindi chi ha la fortuna di conoscermi già da un po' o sta arrivando a conoscermi ora, sappiate che prima o poi, e questo avverrà in un brevissimo tempo, tutti i giardinieri verranno a papà, che inizieranno a fare quello che fa AgriCoach. Ok? Anche perché, ripeto, non perché sia io, okay? Perché quello che sta avvenendo nel giardinaggio è avvenuto in tantissime altre nicchie. Ok? Nella ristorazione, nei dentisti, negli avvocati, nei dottori, negli specialisti, ovunque, ok? Ovunque. E prima dell'Italia tutto ciò era avvenuto all'estero, ok? È proprio dall'estero che parte il mio studio per fare video, così entriamo nel tema dei video. A un certo punto della mia vita, sono il coach dei giardinieri, caro Vito, sì, a un certo punto della mia vita, cari giardinieri, ho iniziato a notare delle persone che, non sapendo fare niente, ok, avevano un successo incredibile, ok? Allora, in realtà non è non sapevano fare niente, perché alla fine se avevano fatto quelle azioni erano comunque delle persone intelligenti. Però ho notato delle persone che apparentemente sembrava che non avessero né arte né parte e così ho deciso di approfondire, ok? Già studiavo il marketing allora, ok? Però, diciamo, i video non li utilizzavo.
Era il momento che insomma stavano uscendo i primi video su Facebook, YouTube, ovviamente già esisteva da tanto tempo. Quindi diciamo sono arrivato anche io un po' in ritardo rispetto a queste cose. E quindi ho iniziato a vedere queste persone, ho cercato di capire, vedendone diverse in diversi settori, quali fossero i pattern, okay, che coincidevano. I pattern sono gli schemi, okay, i modelli che queste persone seguivano. Di business, diciamo un certo senso di business, all'estero sono anni luce avanti, caro Filippo Palandri, sono 10 milioni di anni luce avanti rispetto al business, rispetto al marketing, rispetto all'Italia. Noi italiani abbiamo belle idee, siamo simpatici, siamo affabili e tutto quanto, ma siamo duri come le pine verdi, visto che siamo tra toscani o tra toscani acquisiti. Io sono acquisito, tu penso che sì, tu hai un classico cognome toscano. In Italia siamo veramente duri di comprendonio e siamo come gli uomini delle caverne con le clave sulla spalla, okay? Riguardo al business, riguardo al marketing, ok? Se poi parliamo di moda e di cibo, ovviamente siamo avanti, ma voi non siete né dei modelli, che okay? Non siete nemmeno, magari siete dei mangiatori, questo non lo so. Ciao Ilir Culioli, ecco, sì, attualmente il nome più difficile da pronunciare per l'agrigocci in diretta. Quindi ho iniziato a vedere queste persone che avevano successo sul web, ho detto fammi studiare come mai queste persone hanno così tanto successo. E diciamo, la cosa che ho visto, okay, che era ricorrente tra tutte esse erano i video, che okay? Era l'enorme quantità di video, l'enorme quantità di video che avevano immesso nel web, ok? Quindi introduciamo subito una delle peculiarità che dovreste aver conto nella vostra produzione di video. Che la prima cosa, la cosa più importante, soprattutto all'inizio, è la quantità. Ok? Cioè, vince la quantità di video rispetto alla qualità. Ok? Meglio quantità che qualità. Facciamo una premessa perché poi ho visto anche delle cose oscene. Ok, allora è chiaro che il video debba avere un minimo di qualità, quindi dovreste avere uno smartphone top di gamma per fare video. E per favore, non mi fate più vedere dei video appannati con le ditate sopra la camera, scoloriti o al buio. Okay, quindi ci vuole una qualità di uno smartphone buono, okay? Ci vuole una cosa che ho notato che cambia parecchio, è la luminosità. Okay? Un video luminoso, e parlo anche di video fatti da me, un video luminoso è molto più gradito, molto più visto, molto più visualizzato di un video poco luminoso. Okay? Quindi potreste comprare, anzi dovreste comprare come minimo il Ring, che è quella cosa tonda che costa 30-40 euro, nella quale inserite il vostro smartphone e che vi illumina la faccia, ok? Quindi quantità meglio della qualità, ok? Perché faccio questo appunto? Perché sto vedendo che alcuni giardinieri gasati dalla questione stanno vedendo preventivi per farsi fare video, post-produzioni e cazzi vari. Ok, quella roba lì è bellissima, quella roba lì serve, ok, ma quando si arriva ad un certo livello in su, Vito, per la serie, anche l'occhio vuole la sua parte. Un minimo in questo caso. Quando avremo già fatto una quantità importante di video, poi ci andremo a preoccupare della post-produzione. Apro un'altra parentesi, specifico un'altra cosa. È chiaro, se volete fare un video che uno aziendale, che ve lo fate fare da un operatore serio che vi fa un bel montaggio e che diciamo racconti in 2 minuti quella che è la vostra azienda, ve lo concedo, ok? Ve lo concedo. Però se dovete pensare di investire soldi in aziende che vadano a post-produrre i vostri video, a fare dei montaggi, a mettere delle copertine, ve lo sconsiglio in un primo momento perché dovete ancora costruire il vostro muretto di contenuti. Okay? Una domanda che vi dovrebbe sorgere spontanea e che io vi dico, non per, diciamo, vi darò, diciamo, un numero, non
abbattervi, ma per spronarvi, aumentare la vostra produzione, è quanti video devo fare per incominciare a un certo punto a essere rilevante. Che significa rilevante? Il fatto che uno va sul vostro canale YouTube e non vede 3-4 video sparuti, okay, che sembrano fatti per caso, ma vede una bella valanga di video. Che poi, una volta immessi in YouTube, ricordiamoci che YouTube è un motore di ricerca per i video, che quindi voi andate a mettere per ogni video degli hashtag, significa che quando poi la gente naviga, ok, gira e rigira, se voi avete immesso tanti video da un lato o dall'altro, se è una persona in target, se è una persona interessata al mondo del giardinaggio, ok, magari per passione o perché probabilmente ha un terrazzo, un giardino, un appezzamento che lo vuole abbellire, un appezzamento di terra che vuole abbellire, di riffa o di raffa viene fuori il vostro giro. Il problema è farcela arrivare, ma tu non ti preoccupare, tu fai. L'importante è fare, perché ragazzi, dico il numero, quanti video ci servono per fare questa roba qua? Inizierete ad avere, diciamo, un cambiamento molto interessante, non una cosa stratosferica, quando avrete già prodotto 100 video, ok? 100 video. Per iniziare a divertirsi dovrete aver fatto e immesso nell'etere, nel web, un centinaio di video, ok? Ciao Luca Casagrande. Significa che dovete farne uno al giorno, ok? O il vostro mindset, che okay, dovete settarvi, ciao Jacopo, dovete settare il vostro mindset nel essere pronti a fare un video al giorno. Poi un giorno vi muore il gatto, un giorno si strozza il cane. Ciao Simone Grossi, tu sei nuovo. Sei bello giovane, bravo, complimenti. Se sei un giardiniere, iscriviti a Giardiniere Vincente. Siamo quasi alla metà dell'impresa. Chi? Io sono a 250 video su YouTube, ok? Su Agristeria, non lo so, infatti sono a 400 video fatti nell'ultimo anno, 8 mesi. No, non, vabbè, no, non vorrei dire cavolate, comunque sono tantissimi. Siamo smettendo, tu e Alex stiamo smettendo con Hobbs per le live. Ecco qua, eccolo qui. Allora ragazzi, altra questione che non c'entra coi video: lavoratevi prima bene un canale e poi andate sugli altri canali. È inutile che mettiate 25 bistecche di fiore, 25 fiorentine sulla brace, ok, se non ne riuscite a cucinare una. Mi sono spiegato bene, ok? Io pure un periodo ho fatto insieme video su Facebook, poi c'avevo Instagram. Ma non funziona. Lavorate bene su un canale, e vi consiglio di lavorare su Facebook, ok? E poi andate a lavorare sugli altri. Non vi state a preoccupare di fare 25 dirette in contemporanea dove non vi guarda nessuno, ok? Non ha senso, ok? Iniziate a far crescere un canale. Una volta che il canale è cresciuto a sufficienza, andate dalle altre parti, ok? Torno al discorso della qualità, deve essere accettabile, ok? Quindi qualità accettabile significa di uno smartphone di top di gamma, alta gamma, e già siete a posto. Quindi dovete prediligere la quantità, ok? E perché vi dico che basta lo smartphone, ok? Check like, grazie Antonio. Sì, facciamo un check like. È arrivato il momento, arriva sempre questo momento, diciamo, questo passaggio che bisogna fare il check like, ok? Quindi mettete like prima che controlli, sennò poi mi incazzo. Sbrigatevi a mettere like, sto arrivando. Qui abbiamo dovuto settare per un giardiniere c'è un problema su Facebook. Il vostro collega praticamente ha una pagina Facebook commerciale che non gli permette più di postare video. Stiamo impazzendo per risolvere questo problema. Sto facendo il check live, quindi sbregatevi. Oggi parlo un po' strano. 16, ok, dai, va bene, ci siamo. Accettabile. Beh, però mettete, vuol dire che qualcuno manca. Ok.
cavolo, qui già abbiamo fatto 25, 20 minuti. Ciao Nicole Stefanescu. Metti like, Nicole, come non lo so la pronuncia, suppongo più veloce. Ok, quindi che vi stavo tornando al discorso di siccome ho visto qualcuno tipo Valentino Russo che diceva io ho la mia macchina fotografica per fare video che hanno sicuramente ciao Nicole ho la mia macchina la mia reflex per fare video è sicuramente meglio di uno smartphone verissimo che okay? Se potete utilizzarla utilizzatela ok ma che succede ragazzi che succede qual è il problema di utilizzare quella roba lì che non è smart ok Nicole ok Nicola è devo dire là eppure là è succede che quella roba non è smart, che nel momento in cui, cioè, torno al discorso di prima, siccome voi dovete produrre in quantità, nel momento in cui voi per fare video, che dovete montare la camera fotografica, collegarla al computer, per organizzare, mettere un programma di streaming per collegare il video a Facebook, accendere le luci di scena, creare un set cinematografico, chiamare Stanley Kubrick che fa la regia, quello che batte il Chuck, la truccatrice per rifarvi le occhiaie, ok? Vuol dire che fate un video al mese, ok? Quello è il problema. Se no, ciao Davide Pettorelli. Quello è il problema. Cioè, la questione è che in questo momento in cui voi dovete crescere, dovete lavorare di quantità, ok? E per fare la quantità dovete essere smart, cioè dovete avere un cazzo di smartphone buono che ovunque voi siate, ammesso che ci sia una buona luce, ragazzi, ok? E possibilmente che non siate nel cesso di casa vostra, dovete fare video, ok? La Canon per le foto. Ah, le foto, allora foto sul sito, macchina fotografica, ok? Sul sito non deve esserci altro, ok? La foto del cellulare, no, perché per quanto sia fatta bene, si vede che è una foto del cellulare, ok? Sui social va bene anche lo smartphone. Un buono smartphone fa foto della Madonna. L'altro giorno ero con un amico, mi ha fatto vedere l'iPhone 13, ok? Fa delle foto spaziali. O anche il Samsung S21 di Alex Monteleone. Fa delle foto spazialine, non come l'iPhone 13. Ok? Quindi pensate sempre alla quantità. Dovete superare quanto prima la soglia di 100 video. Ok? Da lì ci si inizia a divertire. Da lì in poi, fateli voi che potete. Ecco, Davide, con Davide abbiamo dei problemi gravissimi. Ok? Su Facebook. Non si gli sono spariti i mezzi comandi della pagina, della bellissima pagina del suo brand, Lago Dentro. Five Senses Gardening, ok? Il giardiniere dei cinque sensi. Davide Pettore, a voi, Davide Pettore. Ok? Altra questione fondamentale. Quindi andiamo a distinguere, chiamerò da ora in poi, visto che tra un po' arriva il pollo all'arancia, ok? Con la rucola. Chiamerò i video rustici e video laccati, ok? L'altro problema del video laccato, okay, è quello che dura 2 minuti. Okay? Quindi con il video laccato o anche con il video montato, okay, in cui parlate, cioè non potete fare delle cose troppo lunghe, okay? Sennò ogni video vi costa 1,5 milioni di post-produzione. E quando voi fate dei video brevi, okay, potete lavorare sull'emozionale, ok? Quindi il video di presentazione dell'azienda, magari chiamate uno che vi fa volare il drone, okay, sui vostri giardini, vi fa un po' di video mentre voi parlate col cliente che siete impegnato, no? Tutta questa roba qua che è carina, ok? Però strategicamente, ora non posso usare il termine che uso sempre, magari quando siamo in consulenza, perché è molto, molto, cioè troppo volgare, ok? Cioè, se lo dico davanti a tutti, praticamente penso che Facebook mi chiuda l'account, ok? Mi chiuda l'account di AgriCoach. Ma i vostri video, ragazzi,
soprattutto all'inizio, devono essere strategici. Ok? Se nel video non, se noi non andiamo, ciao Luca Creuso, non andiamo a elaborare una strategia a monte, okay, che andiamo poi a riportare con la nostra comunicazione, il video fa poco. Ok? È sempre meglio che il cliente, il potenziale cliente, veda la vostra bella faccetta che racconta le cose, ma se non andiamo a lavorare da un punto di vista strategico, okay, il raccontare che cosa avete fatto oggi o l'altro giorno, se è piovuto o meno, funziona molto meno. Okay? E per fare un lavoro strategico, okay, sono molto meglio i video un po' rustici e soprattutto le dirette. Okay? Nei video, ragazzi, voi in ogni cavolo di contenuto che mettete nel web, che sia scritto, che sia video, che sia audio, qualsiasi contenuto voi vogliate produrre, okay, vi ricordo che vi conviene produrne di tutte le tipologie, perché voi dovete andare a soddisfare i gusti di tutti. Che in questo caso non come proposta dei vostri servizi, cioè ci sarà la persona che gli piace guardare il video, ci sarà la persona che gli piace leggere, ci sarà la persona che gli piacerà ascoltare. O a seconda della giornata uno avrà la possibilità di vedere video o di leggere un post o di ascoltare un audio. Ok? Voi nella vostra comunicazione ogni volta che comunicate dovete o dovreste, okay, esprimere quello che è il vostro posizionamento. Okay? Cioè, quello che la vostra azienda deve andare a rappresentare nella testa, ciao Alessio, deve andare a rappresentare nella testa del vostro potenziale cliente, che effettivamente è l'elemento che vi differenzia da tutta la marmaglia di giardinieri indifferenziati. È l'elemento che risponde alla fatidica domanda alla quale il 99% dei giardinieri, non sa rispondere, e che è questa. Perché un cliente, un potenziale cliente, deve chiamare la mia ditta e non quella di un qualsiasi altro concorrente? E questa è la domanda dove cascano le pere, okay? Dove, davanti alla quale tutti i giardinieri dicono: ma io sì, perché io sono più bravo. E no, mi dispiace, la bravura non è una cosa obiettiva, okay? La bravura è soggettiva, ok? Ma io sono più bello? No, non è vero. Ok? Quindi ci si perde. Quindi a monte, strategia, perché sono differente dagli altri. Ok? Quindi una volta che si è individuata questa cosa, una volta che avrete creato il vostro brand, ragazzi, io vi dico, per questa roba qua dovete venire a papà. È inutile che facciate da soli, perché sennò poi fate le cavolate e fate delle cose che non funzionano. È inutile che andiate dalla classica agenzia di scomunicazione, di smarketing, che di questa roba qui non ne sanno niente. Al massimo vi fanno il video carino, ok? Che fa poco, già ve l'ho detto prima. Una volta che voi avete la vostra strategia, avete il vostro elemento differenziante, nei video voi, nei video, nei post, in tutto quanto, dovete andare a comunicare la differenza, perché questa roba qui, ragazzi, come la pubblicità in televisione, funziona per ripetizione. Ok? Quindi dovete ripetere oggi, domani, dopodomani, martedì, mercoledì, giovedì, sempre e quasi solamente quello che vi rende differenti dalla vostra concorrenza, e dare al vostro cliente il fatidico perché devi chiamare me e non la mia concorrenza. Ok? In un video laccato, in un video di 5-6 minuti che vi fanno un bel montaggio, ci mettono la siglettina e fate anche il ballettino, questa roba qua non la fate. Ok? Il top, infatti, soprattutto in queste fasi, è, quindi prima che mentre state crescendo, è fare dei video in diretta. Ok? Perché qua abbiamo la doppia efficacia. La doppia efficacia sarebbe quella di attivare nel vostro cliente le leve psicologiche e di farvi vedere un po' come siete nel vostro ambiente, okay? Cosa che permette di acquisire, okay, la fiducia del vostro cliente, okay? Cosa che con un video laccato avviene molto meno, ok?
Quando fate video in diretta, voi siete un po' più easy, scherzate, vi fate vedere come siete persone normali, che mettete la vostra faccetta in mostra, non siete in posa, non siete post prodotti, siete nature, ok? E quindi il vostro cliente, vedendo i video, vi capisce anche un po' come siete di persona, ok? Capisce che siete delle persone affidabili, capisce che non siete degli imbroglioni, ok? E quindi il video rustico, soprattutto all'inizio, vince abbondantemente sul video post-prodotto, ok? Quindi non investite nella post-produzione di video, ma investite nella strategia. Okay. Non investite in attrezzature, ma investite nella strategia, che okay. Dopo avrete il tempo di fare i video anche più fighi. Quando fatturerete 6-700 milioni, no, 6-700 milioni sì, li potete fatturare, ma ci vorrà un po', 6-700 mila euro all'anno, 1 milione all'anno, magari mettete il vostro reparto marketing, vi assoldate un foto videomaker, ve lo tenete dentro, vi create il vostro studio e fate indoor, quindi al vostro interno avete il vostro studio di produzione e farete le cose più fighe, oppure subappalterete o appalterete questa parte a un'azienda esterna. Paul Vito, o Vito, Vito solo. E se in un video ci metto anche bene, allora sì che faccio la differenza. Il sesso richiama sempre, quindi ti chiameresti degli uomini, degli abbrutiti. E quindi potrebbe funzionare per attirare il target maschio o macio, che tra l'altro, ora che parliamo di donne, una delle mie idee, e non scherzo ragazzi, io ve la butto là, io vi do sempre delle indicazioni quando vi dico che dovreste fare dei corsi di manutenzione giardini, dei videocorsi di manutenzione giardini. Quando vi dico che c'è la possibilità di fare dei franchising, se volessimo fare una cosa carina e sfiziosa, visto che qui siamo solamente tra uomini e animali questa sera, non c'è nemmeno quella donna che capita ogni tanto a caso, una cosa figa sarebbe quella di fare un'azienda che manda nel giardino delle giardiniere, che okay? Magari anche un po' vestite sexy. Ok? In America ci sono queste, e ci sono anche i lavai, i classici autolavaggi dove le donne ti lavorano in maniera un po' succinta. Ok? Anche quello è quello un modo, il sesso, ok? È una delle leve importanti del marketing. Ok? Che tipo di video fare? Ok? Prima di tutto quelli, diciamo, video dove raccontate, poi ragazzi. C'è chi mi dice anche, ma io non trovo contenuti, okay? Ma io faccio 4-5 video e poi ho finito i contenuti. Ragazzi, dei giardini, voi potreste parlare per 500 anni senza smettere mai, ok? Da raccontare quello che fate durante il giorno, da raccontare i giardini storici sparsi nei giardini più importanti del mondo, da andare a fare le visite nei giardini importanti che avete nella vostra zona, dal commentare un giardino che trovate su Gardenia, cioè potete parlare dell'irrigazione, parlare dei trattamenti naturali e quelli chimici, cioè potreste parlare per 500 anni di seguito, ok? Quindi non mi venite a dire che contenuti faccio. Altra cosa, nella elaborazione dei contenuti, funziona così, tutti, io pure all'inizio pensavo, ma come faccio io a creare tutti i giorni i contenuti, ok? Cioè, nel momento in cui vi focalizzate che dovete farlo, ok? Quindi avete la fissazione, ok? Cioè, voi vi alzate la mattina che siete sempre a caccia di contenuti. E ogni cosa, ogni passa una mosca, vi viene in mente, ok? Vi viene in mente di poter agganciare quel contenuto, ok? Di poter agganciare un contenuto a quell'ispirazione, ok? Quindi nel momento in cui voi vi focalizzate e iniziate. Okay? Perché qua stiamo anche parlando di tantissimi giardinieri che hanno comprato i miei corsi che dicono sì, allora guarda, dopo l'estate inizio, ok? Dopo l'estate a settembre inizio, ok? Poi arriviamo a settembre,
Ho detto: scusami, ma non dovevi iniziare a settembre? Ah, no, no, guarda, ora a dicembre inizio, ok? A dicembre mi diranno: no, guarda, a gennaio, anno nuovo inizio, ok? Cioè, è tutto un procrastinare, ok? Perché c'è un po' di vergogna, perché dobbiamo fare una cosa che ci obbliga a uscire dalla nostra zona di comfort, ok? E quindi si tende a procrastinare, a posticipare. E c'è gente che ha iniziato con me all'inizio, che ha preso proprio il corso il 1° luglio del 2020, che sta ancora lì, che ha fatto due video, ok? Nel frattempo io ne ho fatti 400, ok? Non per vantarmi, è che deve diventare una quotidianità, ok? E non mi dite che ci vuole tempo. Nel momento in cui iniziate a farli quotidianamente, diventare sempre più esperti, ok? E accendete lo smartphone e fate il video, ok? Quindi, che tipo di video fare? Questa roba qui, ma poi potreste fare anche della roba che va, diciamo, a intercettare una nuova branca, ok? Una sottobranca dello storytelling, che è quella dello story making, ok? Cioè raccontare un po' quello che fate voi con la vostra azienda, ok? E per far questo potreste fare degli senza fare le dirette, è una tipologia di video molto carina. Però, diciamo, permette di attivare meno quelle leve psicologiche, permette di spingere meno sulla familiarizzazione, okay, che potreste avere con il vostro cliente, come quando siamo in diretta, no? Che voi mi fate, io vi chiedo like, voi mettete like, entra mia mamma e salutate mia mamma, mi fate le domande, io vi rispondo, scherziamo e via dicendo. Quella roba lì è impagabile, che okay? La fate solo con le dirette, e le dirette poi le trasformate in video su YouTube. Okay. Anche se su YouTube vada bene, che i video troppo lunghi non piacciono. Su YouTube ci vogliono i video corti di 3, 4, 5 minuti. Quindi potreste lì pensare di tagliare delle parti salienti delle vostre dirette Facebook e caricare su YouTube. Ok? Torno al discorso dello story making. Story making è raccontare come evolve la vostra azienda, quali sono le vostre difficoltà. Quindi potreste fare tanti micro video durante la giornata, però quello comporta un impegno, che voi dovete prendere lo smartphone e stare lì tutto il giorno a pensare ai pezzettini di video che dovete montare, e poi montarli con un semplice programma, okay, che si chiama InShot, un'app si chiama InShot, I di Imola, N di Napoli, S di Savona, H di Hotel, O di Otranto, T di Torino. InShot, che c'è la versione free che vi lascia il logo sotto, fa un po' schifo, se no costa 9,99 € al mese, le potreste pure spendere, che se volete fare questa tipologia di video. InShot, bravo, bravo Vito. E lì praticamente fate tanti pezzettini di video, li mettete insieme molto semplicemente, è veramente semplice da utilizzare come tool, ok? Come strumento, tool uguale strumento. Iniziamoci pure un po' a modernizzare, cari giardinieri, ok? Iniziamo ad apprendere anche l'idioma, okay, delle persone che, diciamo, lavorano nel settore del marketing. Quindi potrete utilizzare questo tool molto semplice, col quale andate a montare tutti i pezzettini e magari raccontate la vostra giornata. Siccome alla gente gli piace farsi i cazzi degli altri, sono contenuti che gli piace comunque guardare, ma ripeto, sono meno potenti da un punto di vista strategico. Ok? Avete delle domande? Se no, vado a mangiare. Vediamo quanti likes siamo arrivati. Vediamo se abbiamo portato a casa la pagnotta. Vi ricordo di iscrivervi a Giardiniere Vincente, chi non l'avesse fatto, perché tra un po' ci andremo a divertire veramente sul gruppo. Ok? Si può anche fare una routine settimanale. Che significa? No, si può fare, forse volevi dire, un piano editoriale. Ok, questa è un'altra cosa. Prego adesso, un'altra cosa che vi consiglio. Una volta che avete preso dimestichezza con il fare video, diventa tutto molto semplice. Voi scrivete giorno per giorno qual è il tema che dovete trattare. Una volta che siete bravi, guardate il tema, 2 minuti lo focalizzate, richiamate un po' in memoria e fate il video. Jacopo, c'è quel giorno, parli di quella tipologia di argomenti? Sì, certo, sì, si può fare.
ovviamente, ragazzi, chi viene in consulenza, che cosa facciamo con chi viene in consulenza? Andiamo a creare, io vi creo, ok, perché questo lo posso fare solo io, ok? Vi creo il vostro personaggio mediatico, ok? E vi creo anche uno script, ok? Vi dico cosa dovete dire ogni video, ok? Andiamo proprio a scrivere tutta una serie di cose che voi dovete dire ogni video e poi cambiate il tema centrale, ok? Il tema della giornata e facilmente fate tutti i video che vi pare per tutta la vita, però dovete venire in consulenza, dovete venire a papà in consulenza. Ok, ragazzi, se non ci sono altre domande, io quasi quasi, visto che ho anche una fame, perché siccome ieri una scaletta da seguire, sì, uno script, ok? Andiamo a realizzare insieme uno script che voi comunque riproponete più o meno ogni video, lo variate un po', però vi permette di essere sempre sul pezzo e di produrre video bellissimi come quello che ho fatto questa sera, molto, ma molto, 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 molto semplicemente. Alla vostra evoluzione.